Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi continueremo a giocare a Mafia 1 Definitive Edition. Riprendiamo da dove siamo rimasti. Non lo so, ma cos'è? Ok. Funziona, funziona. Buon compleanno, 1985. Zio, di qualcosa di enorme. Dici, Morello ha cercato di uccidere. Ehi, ti vogliono di sopra. Salgo subito. È guerra, Tom. Da oggi in poi siamo in guerra. Ok. Abbiamo ancora avuto problemi. Oh, vuole uccidere Morello? Dove si andava di solito? Qua. È vero che è stato il Don a fare fuori Carlo e non tu. Non un bello spettacolo. Gli scorre ancora sangue nelle vene, a differenza di Carlo. Ti tieni lontano dai guai? Guardie e sentinelle al lavoro per tutto il giorno, qui, al magazzino e in tutti i nostri business. Gente sotto la nostra protezione. Oh, porca miseria. I ragazzi sono in posizione. Bene. Possiamo fare la nostra mossa? Tra poco. Prima dobbiamo indebolirlo. Morello ha sul libro paga sbirri, politici, addirittura giudici. Noi non possiamo pagarli tutti. Li spaventiamo e poi li spingiamo a lasciare la nave che affonda. Accoppiamo il fesso giusto. Così tutti gli altri capiranno che rimanere con Morello è una scelta di merda. Questo se merita il cappotto di legno più di tutti. Ghellotti. L'assessore è incazzato per la morte del figlio, quindi non tradirà mai Morello. Cristo, quel bastardo è una spina nel fianco dal 32. Voglio occuparmene io, capo. Perché credi di essere qui? Lui mi ha organizzato tutto. L'assessore festeggerà il suo compleanno con un ricevimento su un piroscafo. Ha fatto le cose in grande. Alcolici, donne, fuochi d'artificio. Farà anche un discorso per la stampa. Che tipo di sicurezza? Le solite cose, direi. Sì, ci sarà qualche uomo armato. Ma nessuno degli invitati muoverà un dito per proteggere quel pezzo di merda. Ok. Vado alla festa e gli piazzo un colpo in fronte. Rallenta, giovane. Ghillotti è corrotto, ma non è stupido. I suoi perquisiranno chiunque salirà sul battello. Non puoi marcarti con un'arma. Quindi, come... Lo butto nell'acqua e vediamo se galleggia. Non fare il cazzone con me, gli sparerai lo stesso, porca puttana. Una volta a bordo ti dirigerai a prua. Abbiamo pagato un inserviente per nascondere un revolver in bagno. Poi te ne starai tranquillo. Socializzi, nascondi le tue vere intenzioni fino all'arrivo dei ghillotti. Aspetti che il bastardo inizi il suo discorso e solo allora gli piazzi una pallottola in mezzo agli occhi. Devi farlo in pubblico così che se ne parli. Certo. Ma il piano per farmi tornare a terra? Sam e Polly ci stanno lavorando giù al porto. Raggiungili e ci penseranno loro a spiegarti tutti i dettagli. Ok. Ghillotti è un uomo morto. Dopo stasera non sarà più un problema. Sì, va bene, ci conto. Buona fortuna, Tom. Raggiungi il porto, ok. Agenti, ricerca sospesa. Ripeto, interrompere la ricerca e tornare a pattugliare. Vabbè. Vabbè ragazzi, dai, ci sta un po' di... Vabbè, oh, magari ve lo taglio a che parte. Attenzione, attenzione, ora vi riceveremo a bordo, ma dovrete presentare i biglietti. Sarete anche perquisiti per motivi di sicurezza. Vi ringraziamo per la pazienza. Non muore un mente.
Ma lo sai che sta manfrina è costata quasi 5.000? Le feste di Ghillotti sono sempre le migliori. Spero Riservato che tu non abbia dimenticato i biglietti. Ma lo sai che sta manfrina? Devo trovare Tommy. La più distinta della città. Senza dubbio, anche la più impegnata. Terrence, ci sei anche tu. Trova Sam, ok. Do cazzo, eccola qua. Questa nazione è nata in condizioni avverse. Non mi dai l'idea di uno con l'invito. Gli amici che ho io sono di tutt'altra risma. Beh, ecco il nostro piano. Lì dietro c'è un marinaio del vaporetto. È scivolato e ha sbattuto la testa. Ma la sua bella divisa bianca è a posto. Grazie, vado a cercarlo. Allora, a chi di competenza? Scrivo in merito all'imminente evento da me organizzato sulla Lost Haven Queen. Oggi un nemico mi ha avvertito di una grande minaccia per la mia persona. Per tale motivo alla festa saranno presentati i miei addetti alla sicurezza. Mi aspetto inoltre che vengano emessi a bordo solo gli ospiti muniti di biglietto. Il suo equipaggio non acceda all'area del bar, in cui saranno ammessi solo i miei amici più intimi. Tutto personale della Lost Haven, quindi segnali subito qualsiasi comportamento sospetto. Roberto Ghillotti, ok. Vediamo se c'è qualcos'altro. Sì. Due. Qua non si esce. Pronti ragazzi, questa missione sarà lunghetta. Vabbè, torna da Sam. Ma perché devo farlo io il lavoro sporco? Porca miseria. Finalmente hai trovato un lavoro onesto. Entrambi come questi qui. E lui mi ha risposto. Ricorda, che non sì, abbiamo nemmeno i soldi per il carro. Aspetta che parta il battello e prendi la pistola. Il custode l'ha nascosta in un bar. Si è persino messo a fare conoscenza okay. Col barbone. Poi sali sul tetto. Aspetta che Ghillotti finisca il suo discorso e fallo fuori. Poi come me la filo? Oli ha rubato un motoscafo. Finito il discorso, iniziano i fuochi d'artificio. Appena li vediamo, partiamo. Cercate solo di arrivare in tempo. Non preoccuparti. Andrà tutto liscio come l'olio. Sei un figurino, Tommy. Se la divisa non si rovina, tienila. Te dona proprio. So dove sia. Sei quello nuovo. Cristo, te la sei presa comoda. È entrato. Tu credi che ce la farà? Di sicuro riuscirà a far fuori Ghillotti. Ma per scendere dalla barca gli servirà un angelo custode. Non gli serve un fottuto angelo. Ci siamo noi a guardargli le spalle. Andiamo. Vediamo un po' come vanno le cose. Scusate per questo rumore. No, stavo andando a pulire i bagni, ho sentito degli ospiti lamentarsi. Pulisci i bagni di tua spontanea volontà? Ah, come vuoi. Lì c'è uno straccio, controlla ogni ponte. Trova l'arma, chiedi al custode delle mie facce. Per caso ti ho già visto da qualche parte? No, non credo proprio. Giurerei di sì. Eri forse col sindacato? No, spiacente, non sono di qua. Allora, la mamma sta qua. Ancora non
Ci credo che mi hanno invitato. Ehi, riservato agli ospiti. Torna a fare le pulizie, qui non puoi entrare. Per caso hai visto il custode? No, ma se dovessi scommettere, direi che è ubriaco in sala macchine. Ha molte conoscenze. Da dove credi che arrivino tutti questi alcol? Ma devo scendere giù, mi sa? Se... mi sa di sì, ragazzi. Nel cesso di pompa sul ponte di mezzo. Vale a dire? Esattamente sopra le nostre teste. La chiave lì sul tavolo. Pronuncia di nuovo il mio nome e ti ritrovi a galleggiare in acqua. È chiaro? Sì, ok. Sopra di noi, ha detto, però. Gli devo andare sopra. Io so chi sei. Tu sei uno di Salieri. Cosa avresti intenzione di fare? Tanto per cominciare ti prendo a calci in culo. Provato! Sei un Gesù Cristo, io non lasciare prova precisamente. Vediamo un po'. Avanti. Dove cazzo sei? Trova un punto di osservazione. Ehi, ciao! È stata godendo la festa? Basta che il bar resti aperto. Bene, bevene uno per me.
Grazie di essere. Eccovi, grazie a tutti, grazie. E benvenuti a questa mia vesticciola. Dunque, come sapete, è stato un periodo difficile. 3 anni fa mio figlio Billy ci ha lasciati. Una pedina innocente in una guerra mortale. Una vittima della malattia chiamata criminalità organizzata. E da quel giorno vivo con l'obiettivo di debellare questa malattia. Quest'oggi siamo qui per festeggiare il mio 50° compleanno. E un futuro migliore per Lost Heaven. Condurremo i criminali fuori dalla città. Li affogheremo come topi di fogna. Cesa. Grazie, grazie a tutti. E ora via allo spettacolo. Faccio pezzo. Sei colpi, cioè basta. Vabbè dai, un po' di... Almeno ragazzi, penso di averlo ucciso. Morte sull'acqua, ok. Allora ragazzi, io direi che con questo video possiamo salutarci qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi chiedo, se volete iscrivetevi, lasciate un bel like. Un saluto da STF Gang. Ciao ragazzi, ai prossimi video di Mafia 1 Definitive Edition. Ciao.